La legge di bilancio 2022 ha prorogato il bonus ristrutturazione 50% fino al 2024. Il bonus ristrutturazione è una detrazione del 50% delle spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili abitativi, con un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Può essere richiesto sia per la prima che per la seconda casa, indistintamente, premesso che l'edificio risulti esistente così da agevolare le spese di ristrutturazione. Diamo una risposta alle domande più frequenti. Come ottengo il bonus? Dovrai rivolgerti a un tecnico e a un commercialista. Il primo adempimento è la presentazione della pratica edilizia al SUE, a firma di tecnico abilitato prima dell'inizio dei lavori. Occorre quindi che i pagamenti siano effettuati tramite specifico bonifico bancario parlante, da conservare così come fatture e ricevute delle spese effettuate per i lavori di ristrutturazione. Quali spese rientrano nel bonus ristrutturazione? Rientrano tutte quelle spese per opere edilizie relative a manutenzione straordinaria, ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato. Inoltre rientrano anche eliminazione delle barriere architettoniche, cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico, risparmi energetici, con particolare attenzione sulle fonti rinnovabili di energia, adozione di misure antisismiche, bonifica dall'amianto. Chi sono i beneficiari? Il bonus ristrutturazione 50% può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o meno in Italia. Non solo il proprietario dell'immobile, dunque, ma anche tutte le persone che possono essere titolari del diritto di godimento nei confronti di quell'immobile. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, le detrazioni spettano a ogni singolo condominio in base alla quota millesimale di proprietà. Come posso usare la detrazione? La detrazione può essere fruita in tre modi. In modo diretto, cessione del credito, sconto in fattura. Nel primo caso è possibile usufruire di una detrazione sull'imposta IRPEF dovuta suddividendo il beneficio in 10 quote annuali di pari importo. Con la cessione del credito puoi vedere il credito maturato a una banca o a un altro soggetto. Con lo sconto in fattura sarà il fornitore ad applicare uno sconto direttamente al momento del pagamento.